E del direttore. Allora, l'ultima parola da cui partiamo per questo segmento territorio è una parola bellissima, non uso altri giudizi. E vi spiego subito una cosa, avremo fra poco sul palco con noi tre ospiti che vi presento fra pochi istanti, ma vi volevo dire perché in questo segmento non abbiamo dato voce e non avremo un lettore. Perché? Perché il territorio è un elemento importante dell'identità e della cultura della stampa e allora scegliere anche soltanto un lettore a scapito di un altro ci sarebbe sembrato di fare un'operazione non corretta, perché come diceva Massimo, le cronache locali, noi abbiamo un patrimonio di presenza sul territorio che una ricchezza straordinaria della stampa e va in particolare il mio grazie a tutti i colleghi delle redazioni locali, perché poi noi siamo nella redazione centrale un po' coperti, un po' vattati, ma i colleghi che stanno sul territorio e incontrano i lettori tutti i giorni, ecco, sono i primi giornalisti della stampa a metterci la faccia, a dare l'identità e la ragione d'essere di questo giornale. Per cui fanno un lavoro straordinario a cui va un grazie particolare da collega a collega. Allora, la domanda che mi sono fatto quando abbiamo pensato di fare territorio è se aveva ancora senso oggi, in cui ci raccontiamo a ogni istante la nostra vita, che ormai il cortile di casa è il mondo intero, no? Perché la tecnologia ci permette di non considerare più determinati confini, dobbiamo ragionare sempre su una scala globale. Allora ha ancora senso parlare di territorio, di un'identità culturale, di un'appartenenza? Allora, un po' marzullianamente mi sono fatto la domanda, mi sono dato la risposta e ho detto assolutamente sì, perché io credo che il territorio oggi voglia dire condividere un patrimonio di valori che ci mette in qualche modo allo stesso piano, sulla stessa linea di partenza nel modo in cui approcciare i problemi, le questioni della nostra vita, il lavoro che abbiamo davanti da fare. Il territorio poi è nell'altra declinazione una risorsa così fondamentale per il nostro, per la nostra identità di italiani, di paesi, che credo mai abbastanza se ne parli. E allora per questo vorrei farlo oggi con i nostri ospiti e quindi pregherei di raggiungermi Evelina Cristillen, Cristian Greco, buongiorno, prego, ben arrivata, prego, al centro. Ecco, mi aspettavo la battuta juventina, ma ringrazio che è stata molto, molto così, stringata, va bene, un milanista oggi ci sta. E Giuseppe Giordano, prego, eccoci qua. Benvenuto, prego, Cristian, allora lì, Cristian, buongiorno. Buongiorno, allora, intanto, allora, voi sapete, Evelina Cristillen, presidente del Museo Egizio, presidente dell'ENIT, l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, che, come dire, ha nel suo DNA la promozione del territorio e la nostra difesa. Ci arriviamo subito. Cristian Greco è il direttore del Museo Egizio. Giuseppe Giordano è CEO e cofondatore di Enerbrain, una start-up che si occupa di migliorare la gestione energetica degli edifici. Se ho capito bene, se non ho capito bene la prego di avere la cortesia di perdonarmi e di non correggermi, lei con i suoi soci avete inventato un'app che permette di controllare il consumo degli edifici del proprio condominio. Poi mi dice anche se la posso usare nel mio, come si fa? Va bene, ok. Allora, intanto il piacere è finalmente di incontrare due cervelli di ritorno, che io pensavo fosse una figura un po', come dire, mitologica, e invece abbiamo due persone che danno una valenza e una declinazione attuale al concetto di territorio. E ci arriveremo e spiegheremo perché. Però parto da Evelina Cristillen, perché è una rimbambita fissa? No, perché tu hai in mano le leve della difesa del nostro territorio. E allora vorrei chiederti a che punto sta
prima di tutto il grado di salute del nostro territorio, perché io ho un po' la sensazione che sia una situazione un po' da tafazzi, no? Per cui tutti parliamo del territorio, però poi in molti casi facciamo non sufficientemente il nostro lavoro per difenderlo, e dico tutti noi, poi c'è chi lo fa, chi insomma, ne fa una, ovviamente un lavoro professione e deve impegnarsi in una maniera particolare, però non c'è non è patrimonio condiviso la difesa del territorio, lo è a parole, lo è molto meno nei gesti e nelle azioni. Stiamo parlando di Piemonte o territorio No, generale? Stiamo parlando del territorio in generale. Ok. Intanto buonasera a tutti, scusa Luca se ti ho fatto questa piccola battutina. Ero pronto. Ma ne ho fatta una molto peggio a Massimo ieri sera, ma comunque vabbè, non stiamo lì a parlare di calcio, perché mi ha detto peccato. Io non ho più argomenti. No, ma non è di questo che dobbiamo parlare, grazie dell'invito, sono per l'appunto arrivata da Roma just in time. E non dico altro. Dunque, territorio, turismo, promozione, cultura, monumenti, e poi siamo stati insieme pochi giorni fa, tu e io a Courmayeur a parlare di montagna, di difesa del territorio in quel senso, di promozione, eccetera, eccetera. Ma insomma, la situazione è molto meno peggio, per fortuna, di come potrebbe sembrare. Intanto perché questo governo finalmente, adesso io non sono qui a fare politica, dico soltanto dei dati che riguardano quello che faccio, ha rimesso in piedi una macchina di finanziamenti che devono essere gestiti bene, ovviamente, sia per quanto riguarda il restauro del nostro patrimonio culturale, cioè la mise en place di tutta la parte monumentale sul territorio, e insisto in particolare la parte meridionale dell'Italia che è stata lasciata andare completamente a pezzi. Quindi su questo è stato messo 1 miliardo, insomma non sono soldi da poco, bisogna che siano gestiti bene, ma sicuramente è un segnale positivo. Mi verrebbe da dire che il 2008 è stato l'anno nero per quanto riguarda l'investimento, insomma la somma del PIL destinata dal governo italiano alla cultura, quindi non stiamo parlando del territorio, ma in qualche modo le cose vanno insieme. Stiamo risalendo la china, è chiaro che una valorizzazione e una tutela del patrimonio culturale, e non c'è solo quello nel turismo, perché il turismo è un turismo complesso ormai, è un turismo che va valutato per prodotti, per esperienze, per passioni e per declinazioni di popolazioni diverse, cioè i dati ci dicono che il turismo in Italia sta andando bene, ma ci dicono anche che è aumentato ancora di più nel mondo, cioè il numero di gente che viaggia è enormemente aumentato negli ultimi 5 anni, quindi è chiaro che uno non può più pensare, sì, ma tanto qui è tutto bello, vengono in ogni caso, chi se ne frega, no? I cinesi vengono perché gli interessa, magari, anzi non magari, abbiamo fatto degli studi ben precisi su questi, la moda e magari di più lo shopping, gli americani sono più per il turismo naturistico, sportivo, di wellness, i giapponesi per la lirica e la cultura e così via. E comunque insomma ragioniamo su un fatto che comunque in Italia il 70% delle presenze sono ancora presenze europee. Che cosa si può fare? Io vorrei fare un piccolo, si possono fare tante cose, prima di tutto essere consapevoli che il patrimonio è nostro, quindi non è che noi possiamo buttare le cartacce per terra, fregarcene, fare una svastica su un monumento, tanto poi qualcuno lo aggiusterà. È chiaro che è sotto gli occhi di tutti, però sono qua coi due cervelli, lui soprattutto, e mi vergogno un po', e quindi da vecchia quasi rottamata quale sono in confronto a questi due, mi sono portata dietro, perché mi sono anche un po' preparata, eh? E qui è uno spottone per la stampa. Questo articolo del 9 maggio, quindi non è di oggi, è di qualche giorno fa, che io mi porto sempre dietro, come la Bibbia, quando vado a fare delle conferenze in giro. Ora qui uno dice si gioca in casa, è facile, però magari non ve lo ricordate, allora io ve lo ricordo, perché questo è esattamente quello che serve quando si va in giro a parlare di turismo, dovendone parlare dicendo quale sarà il turismo, non quello che è o quello che è stato. Io non sono una nativa digitale, evidente, guardando la mia carta d'identità. Non uso Facebook individualmente, non uso Twitter, non uso Instagram dal mio punto di vista personale, ma li uso tantissimo
per lavoro. Bene, questo articolo che ha pubblicato appunto la stampa il 9 maggio, Italiani popolo di viaggiatori che decide sempre all'ultimo, è un pezzo splendido di come si dovrebbe spiegare il turismo oggi, perché si basa sul digitale usato intelligentemente, cioè è un report fatto da un vostro inviato, Ruffilli, dico anche chi è, a Seattle nella sede di Expedia, che ha raccontato come si usa il digitale oggi. Noi l'abbiamo già fatto un po' con Vodafone, individuando i movimenti, i flussi e quant'altro avviene in Italia attraverso le reti telefoniche, quindi gli utenti. Questo ti spiega, adesso è chiaro che, insomma, voglio dire, è un racconto, è una narrazione che però funziona, ma che ci deve far pensare a tutti guardando avanti, non guardando soltanto sì, è bello il Colosseo, ci abbiamo quello, oppure le montagne, oppure il mare della Sardegna. Qua ci sono delle, ve la racconto in pochissime parole, molti di voi l'avranno già letto perché siamo tutti lettori della stampa, però il concetto qual è? È proprio quello di capire dove si può arrivare e dove si deve arrivare. Allora il compito di un giornale, e soprattutto del mio giornale, io leggo la stampa da quando faccio le elementari, deve essere quello di essere autorevole, informato, indipendente, quindi credibile, e poco sensibile alla piaccioneria. Allora qui dentro c'è tutto, perché ti racconta in modo piacevole, narrativo anche, di queste cavie umane, niente da pensare di drammatico, che si sono sottoposte, si sottopongono quotidianamente nei laboratori di Expedia, appunto, che tra l'altro c'ha dentro dei colossi enormi del turismo e ha cominciato come una costola di qualche cosa di ancora più grande, poi è andato per conto suo. E quindi ti mettono questi cavi, no? Questi collegati con i neuroni, i quali ti dimostrano, mentre tu stai facendo una ricerca su che viaggio vuoi fare, con dei colori e delle reazioni proprio nervose che vengono testimoniate da un computer, scusa io parlo male, ma tu credo che puoi capire, dal primo momento la gioia di quando uno comincia una ricerca, la delusione quando magari non trova l'albergo, e quindi la macchina deve essere pronta immediatamente a cercare la soluzione alternativa a seconda della reazione che riscontra nel caso di un non successo, per riportarlo alla condizione di gioia iniziale, di successo e poi alla fine di entusiasmo quando la ricerca si conclude. Ora, perché ho raccontato tutto questo? Un po' perché è un pezzo che mi ha interessato moltissimo e che tante volte, appunto, andando in giro cerco di spiegare come il Colosseo sia importantissimo, l'ho già detto, ma come vada declinato con questa roba qui, perché se no non si va assolutamente da nessuna parte. Siccome da un giornale, scusa, ritorno al territorio, ma in realtà questo interessa molto tutti noi che leggiamo il giornale, perché poi certo ci sono i blog e c'è tutto quello che, per carità, non siamo luddisti di ritorno, la tecnologia è importantissima, l'ho detto, è fondamentale, però ci deve essere informazione profonda dentro, quindi chi se ne frega, nel senso giornalistico del termine, di avere un milione di like. A me un pollice così o così non mi significa niente, perché non mi dice perché ti è piaciuto, perché non ti è piaciuto, e perché mi ricorda nel modo meno democratico possibile quando gli imperatori romani facevano il pollice su e il pollice giù per dire te ti condanno e te no. Cioè sono altre le sedi, altre, in cui hanno senso i like e i non like. Sulla questione del territorio, declinato anche attraverso la tecnologia, noi dobbiamo avere informazione, indipendenza, autorevolezza e non piaceneria. In questa giornata, un po' così, ma insomma. No, in questa giornata, mi piace che tu abbia portato questo esempio, perché ci introduce poi al tema essenziale. Noi partiamo da determinati argomenti, determinate parole, e poi la caliamo sulla realtà dei giornali, quello, su quello che il giornale potrebbe fare guardando avanti. Ma allora, l'ha fatto, ecco, mi piaceva dirlo perché l'ha fatto, e quindi. Ma cosa, dal punto di vista del territorio, del turismo, che cosa riterresti utile o comunque più interessante che i giornali facessero in questo spirito di promozione? Ma esattamente questo, cioè interpretare la tradizione, quindi quello che noi abbiamo da offrire nel senso più tradizionale del termine, con l'innovazione. Cioè, questo poi lo spiegherà magari Christian meglio di me, com'è che noi siamo riusciti ad avere 1 milione di visitatori all'Egizio in un anno e 20 giorni, c'è qui tra l'altro il nostro 500.000° visitatore, che è un ragazzino geniale di 10 anni che ci segue anche qua, e quindi Massimo ti ringrazio, non tu, l'altro, no, anche te va. E chiaramente perché ci siamo, come dire, abituati a collegare
l'antico, l'archeologia, un argomento che insomma teoricamente potrebbe anche non interessare, a quanto c'è di più tecnologico e di più promovibile da un punto di vista contemporaneo. Questo ci ha permesso, tra l'altro, anche, ma vorrei che lo dicesse Christian più di me, io però mi occupo di turismo e soprattutto del Museo Egizio, di intercettare delle fasce di pubblico che non erano assolutamente quelle tradizionali rispetto alla fruizione del Museo Egizio, cioè non avevamo i piccolissimi e i grandissimi, tutta la fascia di mezzo no. Ora la collezione quella è molto bella, probabilmente c'era la necessità di comunicarla nel modo giusto, quindi come dire avvicinare rendendo più fruibile anche una materia che magari così imparata sui libri di scuola con Ramsete II, la cosa eccetera, poteva sembrare una gran palla, ecco. Okay. Giordano e Greco, adesso vi coinvolgo tutti e due, prima Giordano, perché allora, Christian Greco sappiamo prima di arrivare a dirigere il Museo Egizio era forte di un'esperienza importante in Olanda, sempre in questo campo, ma ha scelto di tornare, così come Giordano che ha avuto esperienze, parlavamo prima, lei negli Stati Uniti, i suoi colleghi, i suoi soci anche in altri paesi del mondo, da Londra, lei in Texas Austin. Se non sbaglio? Sì, esatto, ad Austin. Ecco, io volevo capire questo, intanto sapere se lei che è molto giovane legge il giornale, perché sennò la mandiamo subito a posto. No, rileggo molto, sì. Ok. No, volevo capire questo, volevo capire perché noi tutti che guardiamo all'estero, vediamo nell'estero spesso o crediamo di vedere un terreno più fertile. Io lo faccio qui in pubblica confessione, ho una figlia che ha fatto il triennio di università e le ho detto ma non andresti all'estero a fare un'esperienza, quindi io sono il primo che spingo, forse con un senso malcelato, impressione magari anche sbagliata delle opportunità che ci sono più fuori dall'Italia, ma perché uno che già all'Italia c'era, stava facendo qualche cosa in Texas, poi decide di tornare a Torino? Ora, se mi dice che le hanno offerto degli incentivi che non si potevano rifiutare, la capisco, ma spero che ci sia una, come dire, una spiegazione più poetica e anche più legata al concetto di territorio. Beh, sì, io posso partire magari un passo più indietro sulla storia, il motivo per cui sono partito. Quindi negli ultimi 10 anni, a partire dal 2006, 8 di questi 10 anni in realtà li ho passati fra Londra, New York ed Austin in Texas. Ora, ricordo anche molto bene il momento in cui mi sono laureato qua al Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura. Il presidente della commissione di laurea, stringendoci la mano e consegnandoci diploma, ci ha detto voi vi state laureando nel periodo storico peggiore in assoluto a memoria sua. Un bel incoraggiamento. Esatto. Io 2 giorni dopo ero a Londra, quindi ero a Londra ed è un qualcosa che avrei fatto indipendentemente per la curiosità, per la voglia di crescita di personale, quindi da questo punto di vista l'avrei fatto anche fosse stato un buon momento qui in Italia. Ad Austin, poi in particolare, che è l'ultima delle mie tappe, in realtà ho scoperto una città molto interessante perché è la capitale dello stato del Texas, circa della dimensione di Torino, è attraversata da un fiume, ha un passato nell'informatica, la Dell, e si trova ad Austin, una grossissima università all'interno della quale si fa moltissima ricerca, la batteria al litio ad esempio è stata inventata nell'Università del Texas, e ho scoperto come tutti questi elementi, io ero andato lì per specializzarmi, quindi studiare sostenibilità, come tutti questi elementi effettivamente si incastravano, nel senso che Whole Food ad esempio, Whole Food è una catena che è paragonabile a Italy, molto più grande, quindi promuove prodotti locali, Whole Food ha una relazione con l'università, l'università ha una relazione col comparto tecnologico e tutto questo ecosistema effettivamente mi sono reso conto che in realtà ce l'avevamo anche noi, perché Torino è una città che ha un grosso passato industriale, ma un grande passato anche nell'ambito delle telecomunicazioni, quindi se pensiamo a Telecom, se pensiamo a
all'Olivetti. Si parla tanto, quando si parla di startup, di Silicon Valley, ma il primo personal computer è stato creato alle porte di Torino. Però quello, guarda, ecco, è un po' il passato. E oggi è possibile, però, lei dimostra che è possibile tornare in Italia, fare impresa e comunque farla con quel gusto che ci viene riconosciuto, che forse ci rende un po' speciali. È possibile perché sul territorio ci sono queste competenze. Ecco, secondo me un'idea non può germogliare, non può fiorire in un ambito sterile. E secondo me Torino, il Piemonte, ha tantissimi asset e quindi è davvero un terreno fertile. Quindi noi col Politecnico di Torino abbiamo un rapporto col Dipartimento di Energetica, c'è l'incubatore, ci sono grandissime competenze dal punto di vista della progettazione, dal punto di vista dell'informatica. Torino ha tante, nell'ambito tecnologico ha tantissimi tasselli del puzzle. Poi mettere insieme una squadra vuol dire trovare le persone che completano il puzzle, quindi le altre persone che hanno i tuoi pezzettini, però l'azienda è quello che si chiama un terreno fertile per far germogliare. Il terreno fertile qualcosa. Esiste sia alla scala del team, ma esiste anche alla scala del, diciamo, delle, fra aziende, quindi nel senso nel territorio è importante usare questo network e fare rete. Il progetto tra l'altro nasce, come ricordavi, per semplificare la gestione di un edificio, e tratto di grandi edifici, quindi ospedali, musei, teatri, centri conferenze, cinema, quindi tutti questi edifici molto spreconi, e è in grado il nostro sistema in un paio di giorni di trasformare questi edifici in edifici smart, in edifici gestiti in maniera ottimale, quindi andando a risparmiare il 30%, ma anche semplificando appunto la comunicazione, quindi educando le persone che si trovano all'interno di questi edifici. Non so se la sede del Museo Egizio è come consumi, direttore? Noi li stiamo monitorando i consumi, abbiamo appunto un accordo con il Politecnico e vogliamo aderire anche alla piattaforma LED per efficientarci, consapevoli che stiamo monitorando che è molto importante anche avere una valorizzazione come Green Museum, quindi sono assolutamente sensibili a questi temi che ci stanno molto a cuore, dall'efficientamento dei consumi. La Presidente, fra l'altro, è la prima che ci ricorda sempre di spegnere le luci, ma per esempio essere green a 360 gradi. Abbiamo un accordo con Trenitalia per incentivare il raggiungimento del Museo Egizio tramite il treno, perché è un accordo che già l'anno scorso ci ha portato 110.000 visitatori che potevano usufruire del 50% di sconto se esibivano in biglietteria un biglietto Trenitalia, quindi consapevoli di cosa significhi anche l'impatto ambientale e soprattutto come efficientare il museo, perché siamo passati ad essere un museo non climatizzato, ad essere un museo climatizzato, 10.000 metri quadri, più 10.600, e quindi è un tema molto importante. Sì. Senta, il Museo Egizio, lo dicono i numeri, non lo dico io, è una storia di successo, come ha ricordato la Presidente, ed è una realtà da citare oggi ad esempio. Io capisco che per lei, che stava a Londra a occuparsi di studi egizi, il fatto di essere chiamato da quella che era la seconda realtà al mondo per qualità di esposizione e importanza avesse una capacità di attrazione forte. Però, avendo trascorso così tanto tempo all'estero, c'era anche un senso di appartenenza, no? Di essere italiano e quindi di voler tornare a fare qualche cosa in cui lei stava facendo con successo all'estero, ma farlo in Italia per un legame col territorio o no? Allora, le rispondo in maniera un po' ambivalente. Allora, innanzitutto lei ha voluto definire cervello di rientro, che a me è una
definizione che mi va molto stretta, perché ricordiamoci che noi siamo il paese dei clerici vagantes, che sì, hanno inventato l'università, però l'università aveva un afflato europeo e questo deve essere. Infatti io lo dissi anche nella prima conferenza stampa, adesso le valigie non le faccio più da Leiden, dai Paesi Bassi, ma le faccio da Torino. Il secondo museo egizio al mondo non può pensare di non avere rapporti davvero globali con tutto il mondo. Però forse il problema del nostro paese è che c'è poca ricezione, c'è poca attrazione e qui noi come museo egizio ci stiamo molto attivando. Io l'ho scritto nel primo messaggio introduttivo del catalogo e la Presidente e io lo ripetiamo continuamente, il museo egizio è rinato, non siamo certo arrivati da nessuna parte, il progetto che abbiamo davanti è molto ambizioso. Lei diceva il secondo museo al mondo, io quando mi dicono questo anche correggo sempre, dico no, la seconda collezione, museo è un'altra cosa, bisogna meritarselo e noi ancora non ci siamo. Il secondo museo significa un centro di ricerca internazionale, polo imprescindibile per chiunque si occupi di egittologia nel mondo e su questo c'è tantissimo da fare, perché purtroppo, è inutile negarselo, il nostro paese all'estero non ha quell'immagine di affidabilità anche nella ricerca che invece si deve costruire e in questo la Presidente e io stiamo lavorando tantissimo, abbiamo già i primi risultati, siamo riusciti ad avere un curatore che viene dal Belgio e ha scelto di lavorare in Italia, c'era un altro curatore, un italiano che lavorava alla UCL e che ha deciso di tornare in Italia, però stiamo creando la squadra e porre davvero la ricerca al centro. Abbiamo un accordo, sì. Per lei, cioè per conquistare queste professionalità, questi saperi, lei punta sull'aspetto della ricerca, saper fare ricerca. La ricerca è fondamentale. Io trovo anche un po' stucchevole il discorso che si fa ormai a 360 gradi in Italia, a partire dal Ministero, citando l'articolo 9 della Costituzione, sulla differenza fra valorizzazione e tutela, perché in realtà non viene mai citata la ricerca è al centro. Se io non so qual è il mio patrimonio culturale, mi collego anche a quello che diceva la Presidente, allora non sapere cos'è il patrimonio culturale significa innanzitutto non poter far tutela. La tutela significa sì tutelare un muro che potrebbe cadere, ma solo se noi ci rendiamo conto che il patrimonio culturale appartiene a tutti noi, il patrimonio è davvero garantito. Ma se non lo conosco, se non faccio indagini archeometriche, non so come restaurarlo e soprattutto non so come valorizzarlo. Il museo non è una vetrina che fa un riallestimento e rimane lì per sempre, deve sempre avere nuovi contenuti da proporre e questo lo può fare solo se fa ricerca. I grandi musei internazionali hanno già la definizione di research museums e hanno dei dipartimenti di ricerca al centro e questo è quello che noi dobbiamo tornare ad essere. Vi chiedo, perché devo tenere d'occhio il tempo perché siamo torinesi, dobbiamo essere rigorosi, però mi piacerebbe, visto come ricordavo prima, che questa è una giornata in cui siamo qua noi giornalisti prima di tutto ad ascoltare e a ricevere degli stimoli, ne abbiamo avuti tanti dai lettori e li chiedo anche a voi di lasciarci con un ultimo giro lasciandoci il vostro stimolo, la vostra idea di che cosa oggi sui giornali non trovate che vi piacerebbe trovare. Dai vostri osservatori che abbiamo visto sono molto diversi e molto articolati, però mi piacerebbe sapere che ci lasciaste con questa suggestione. Allora io mi ricollego a quanto ho appena detto, il Museo Egizio e mi piacerebbe che il giornale di questa città, che già molto lo sta facendo, ci accompagnasse in questo viaggio, si ricollegasse al territorio, che facesse capire a tutti i torinesi che il Museo Egizio è di tutti noi abbiamo solo la fortuna di gestirlo e che dal territorio, guarda, mi piace molto quello schema, territorio valore, ricchezza straordinaria, ci facesse rendere conto tutti noi che Torino ha l'onore e l'onere di avere questo museo che è un grandissimo museo internazionale, quindi si passa dal locale e si arriva dall'internazionale, forse dare molta, molta più centralità alla ricerca. Si parla tanto di cultura, ma la ricerca e l'innovazione secondo me è quello che davvero potrebbe far ripartire il nostro paese. Grazie. Giordano, lascio lei per poi lasciamo le conclusioni. Sì. A Evelina. Ma io confermo che appunto dall'estero l'Italia è un brand comunque forte, quindi avendoci vissuto diversi anni. Non è usurato come brand, funziona ancora. Funziona ancora e confermo anche il fatto, io ero lì quando la Concordia è stata fondata e hanno detto poteva succedere solo in Italia una cosa del genere. Però a me piacerebbe vedere storie di progetti che partono dall'Italia per esportarsi e quindi diciamo andare a esportare il Made in Italy nelle sue forme migliori. Mm-hmm. Quindi
c'è stata una grossa trasformazione, è un buon momento per tornare in Italia. Io ricordo da piccolo, quando andavo nelle Langhe, che cosa erano quei territori oggi, allora, che cosa sono questi territori oggi. Diciamo, ci sono molte carte in più che questo territorio ha da giocarsi rispetto a quelle che magari potevano essere 20-30 anni fa. Cioè, Torino era nota per la Fiat e la Juventus, adesso abbiamo la Slow Food, abbiamo, anche lei, abbiamo le Olimpiadi, abbiamo avuto tante, diciamo, tante carte da giocare.